Torno sull'argomento della cucina a legna, vi è tanto piaciuto il video, io per questo vi ringrazio perché mi avete dato un po' di soddisfazione, nel senso che è stato visto parecchie volte e quindi ho capito che è un argomento che vi interessa. Allora, adesso è venuto il momento di pulire il piano di cottura. Ho guardato tanto e ho letto molto, ci sono tanti sistemi per pulirlo, adesso ve ne elenco qualcuno, io ve ne farò vedere soltanto uno che ci permette di riportare a uno stato più o meno originale, che è quello. È rimasta macchiata perché io la carta vetro qui non l'ho mai utilizzata, quindi qualche macchia c'era e c'è rimasta. Ma è un piano pulito, non c'è fuliggine, non c'è niente. Rispetto a questo, questo che vedete è semplicemente dell'acqua di cottura che è uscita fuori dalla pentola, è evaporata, ha fatto un po' di ossido sul piano di ghisa e quindi adesso lo puliamo. Non ve l'ho fatto vedere subito per non farvi scappare, nel senso che uno può pensare, mamma mia che cucina che hai. No, questo può capitare, quando la si usa spesso, tutti i giorni, può capitare. Quella parte lì l'ho pulita ieri sera, queste macchie di acqua sono di ieri a pranzo, quindi ieri l'ho sporcata tutta, ne ho pulita metà per farvi vedere la differenza tra la pulita e la sporca. Dopo vi spiego anche perché è rimasta leggermente macchiata e insieme la riportiamo allo stato originale, che è quello lì. Ci vediamo dopo la sigla. Bentornati sul canale, sono Orso. Per pulire la cucina mi avvarrò soltanto di una spugnetta di quelle abrasive da piatti, utilizzerò la parte verde che è un pochino più abrasiva, uno straccetto in microfibra, ovviamente un po' di Scottex, nei punti più duri questa paglietta qui, che è una paglietta veramente molto molto delicata, non rovina di sicuro la ghisa perché l'ho già utilizzata la scorsa settimana per pulire, per fare i miei vari test di pulizia, quindi io questa l'ho provata e va abbastanza bene, però poi leggendo, guardando, vedendo i consigli che davano altre persone che la utilizzano da molti anni su una spugnetta del genere, sul metodo che vi faccio vedere, l'ho provato, l'ho riprovato e mi sono trovato molto meglio con questa, quindi ve lo mostro. Ho inumidito la spugnetta e ho messo una goccia di detersivo per piatti, niente di più e niente di meno. Faccio dei movimenti circolari. Il colore che vedete è l'ossido, la ruggine insomma dell'acqua che avevate visto prima sul piano. Ora tolgo il più grosso e l'asciugo. Vedete cosa viene fuori? L'ossido è già sparito, ovviamente, è tutto qui. Sciacquo la spugnetta e vado avanti. Ora il piano di cottura è già pulito così. Quelle che vedete qui sono delle macchie che hanno i loro anni. Io, come vi dicevo, non ho mai utilizzato carta vetro. Qui, se passassi un velo di carta vetro di quella sottile, farei tornare tutto come nuovo. Non lo faccio, a me non piace passare carta vetro sopra il piano di lavoro. E allora, adesso, nei punti più difficili, passo questa retina qui. Anche questa la inumidisco e ci metto un goccio di detersivo. Ora, i metodi di pulizia sono molteplici, si va dalla cenere di legna bagnata con un po' di acqua e uno straccetto, non ho mai provato, si va alla carta vetro e non ho mai provato, con quella di sicuro viene nuova, però secondo me tende poi a rovinarsi col tempo, si graffia un po'. Smentitemi se lo utilizzate da tempo, perché io non l'ho mai usata, non mi piace come sistema.
Qualche macchietta l'abbiamo tolta, il grosso è rimasto, ma va bene così, io mi accontento, questa è una cucina che si usa tutti i giorni, quindi tutti i giorni gli do una passata veloce come avete visto voi. Ora, se la voglio tenere un pochino più pulita, un goccino di olio di oliva. Allora, mi è stato sconsigliato quello di semi perché una volta che poi si accende, se si esagera nell'applicazione, fa un po' di odore. L'olio d'oliva io l'ho utilizzato per 4-5 volte consecutive. Una volta che si è asciugato, se si accende la cucina dopo qualche ora, non fa assolutamente odore. Ecco perché avete visto qui le macchie leggermente più chiare rispetto a quella parte lì, perché qui non l'avevo steso bene l'olio. Mentre là sì, quindi lì, come vi dicevo, l'ho fatto ieri pomeriggio, la cucina è rimasta bella, intonsa, macchiette a parte, quelle vi dicevo ci sono, me le tengo e non voglio grattare nulla. Un goccino proprio. Perfetto, questa operazione qui che ho fatto ora con lo Scottex e quella prima di pulizia del sapone, sempre che ho fatto con lo Scottex, avrei potuto farlo con un telo in fibra. Non l'ho fatto perché vi volevo far vedere cosa rimaneva attaccato allo Scottex, insomma. Però se la si pulisce tutti i giorni, lo Scottex potete anche evitare di utilizzarlo, utilizzate lo straccetto, si sporca veramente poco con una pulizia quotidiana, una risciacquata. E torna nuovo. Io qui lo avrei rovinato perché era, come vi dicevo, un po' sporca e non volevo rovinarlo. Ecco, l'unica cosa negativa dello Scottex è che rimangono alcuni pezzettini di carta, ma vabbè, adesso poi cerchiamo la perfezione, ma questo dice poco. Una volta che si accende sparisce tutto. Questa è la cucina pulita, guardate lì, bella, lucida, è un lavoro veloce se lo si fa ovviamente a stufa fredda. Qualcuno ha consigliato di fare anche cucina tiepida, non ho provato onestamente. Io da quando la pulisco in questo modo la pulisco sempre col piano di lavoro freddo e dopo qualche ora l'accendo. Ora siamo nel pomeriggio, questa sera l'accenderò, quindi fra 2-3 ore, il tempo che si asciuga, e non fa assolutamente odore se si mette poco olio, e comunque olio d'oliva. Ci sono tanti metodi di pulizia, c'è anche una crema che si stende sulla cucina dopo che si è passato la carta vetro e dicono che torni nuova. Non ho provato onestamente. Se conoscete altri metodi, sicuramente li conoscerete, ditemelo, scrivetemelo qui nei commenti, imparo volentieri anche dei vostri metodi. Mi fa piacere confrontarmi su questo argomento. È stato un video molto semplice e il prossimo video lo faremo su due argomenti: l'utilizzo della diavolina in polvere per pulire le tubature sia del camino che della cucina a legna e la pulizia completa, la smontiamo tutta per vedere un po' come si pulisce a distanza di 2 anni. Questa sono 2 anni che non la pulisco più, non la utilizzo molto, faccio un'accensione solo al giorno per 4-5 mesi all'anno, 6 mesi all'anno, quindi in realtà io non sono un grandissimo utilizzatore per questioni di tempo. Ovviamente lasciate un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella, così vi arrivano poi le notifiche di tutti i video che faccio. Se avete la possibilità di utilizzarla, utilizzatela la cucina a legna. Sul blog ho fatto un po' la distinzione riguardo le normative e riguardo le certificazioni. Questa è una cucina, non è una stufa, quindi questa ha molta più libertà di installazione sul suolo italiano rispetto alle stufe. Informatevi prima di acquistarla perché può fare la differenza tra poterla utilizzare o meno. Detto questo, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi saluto, vi auguro una buona giornata.